Continuiamo con questo video analisi dei costi della vita nei luoghi più richiesti del momento, quelli che sono più in trend. I Bali sicuramente è uno di questi e risultò anche sul podio delle destinazioni più richieste attraverso la scheda, attraverso il sondaggio nella scheda community qui sul canale YouTube di Viaggio Vero, e quindi ecco che trattiamo appunto Bali. Come sapete sempre lo vediamo dai due punti di vista, sia dal punto di vista di chi vuole farci un viaggio per vacanza, ma anche magari per chi si vuole fermare un pochino di più, un mese, 2 mesi, 3 mesi, e vedremo appunto i costi della vita in generale, sia per chi viaggia per vacanza, sia per chi viaggia magari come nomadi digitali o abbia deciso comunque di fermarsi per un certo periodo a Bali. Ti ricordo come sempre che se ti sto aiutando in qualche modo, ti sto divertendo, ti sto informando, allora puoi sostenere il progetto di Viaggio Vero in diversi modi. I due principali sono questi, ovvero attraverso le donazioni o gli abbonamenti. Donazioni con il pulsante grazie che trovi qui sotto sul player, dove c'è anche il pulsante play e stop, e anche il pulsante abbonati, soprattutto il pulsante abbonati per l'enorme cifra di 0,99, cioè 99 centesimi al mese, nemmeno il costo di un caffè. Sostieni il progetto di Viaggio Vero. In che modo? Vinci anche tu, è un bell'investimento, bello, nel senso che sono 99 centesimi al mese, quindi è un piccolo investimento, ma tanta tanta roba, perché permetti a me di avere più tempo per lavorare con Viaggio Vero, da dedicare al progetto Viaggio Vero, più tempo per ascoltare le tue richieste, più tempo per registrare i video, più tempo per aiutarti, quindi vinci anche tu. Secondo modo invece per sostenere il progetto è completamente gratuito ed è il canale Telegram Viaggio Vero le offerte, un progetto nato quasi per caso alla fine di maggio 2022, a quasi 1000 iscritti, ormai siamo a 700 e rotti, e passo 4-5 offerte giornaliere. Qui il canale, ti ripeto, è completamente gratuito, il link lo trovi qui sotto in descrizione del video. Ma che cosa succede? Succede che ti passo 4-5 offerte giornaliere che possono riguardare valigeria, zaini, voli, hotel, servizi di viaggio, assicurazioni, insomma risparmi anche perché sono offerte di viaggio. Gratis il canale. In più risparmi, sono io il primo a utilizzare queste offerte perché risparmi un sacco cercandole e condividendole con te. Quindi qua si vince gratis. Come sempre, per l'analisi dei costi delle destinazioni utilizziamo lo strumento Numbeo, che è uno dei più precisi, dei più affidabili che ci sono in rete. Quindi, come sempre, io mi faccio piccolo piccolo nell'angolo in basso a sinistra e andiamo su Numbeo. E cerchiamo appunto Bali, cerchiamo Bali, vediamo, c'è la città Bali, andiamo a cercare. La cosa che facciamo, vediamo qui che abbiamo i costi della vita in rupie locali, ma noi andiamo a mettere qui currency, poi basta che metti euro e viene trasformato in euro locale. Tu non vedrai il menu, ma basta che si apre un menu a tendina dove trovi euro, aspetti un secondo ed ecco che avrai gli stessi prezzi trasformati in euro. La prima cosa che salta all'occhio, come vedi, è un dato in alto di un diciamo riassunto veloce, una voce. Io sono in Catalogna in questo momento quando registro questo video, quindi lui vede Barcellona come IP e mi dice che il rent in Bali, cioè gli affitti a Bali, sono mediamente il 42,72% più bassi che a Barcellona. Vorrei dire grazie. Sì, effettivamente sono molto molto più bassi. In generale si pensava molto più bassi rispetto al 42,72%. In realtà negli ultimi anni Bali, soprattutto per tanti nomadi digitali che ci si sono trasferiti, ha cresciuto i prezzi, soprattutto sugli affitti, comunque ancora piuttosto economica. Andiamo a dare un'occhiata velocemente ai costi in generale per la vita o per la vacanza, perché ripeto, va bene anche, sono costi che vengono adattati anche a chi sta in vacanza. Un pasto in un ristorante economico, magari street food, ti costa 1,62 euro mediamente in tutta l'isola di Bali. Capisci che è veramente poco. E un pasto invece per due persone in un ristorante medio, quindi un ristorante magari che abbia anche cucina internazionale, di 3 portate, ti costa 22,05. Ripeto, questo è il pasto per due persone, quindi siamo a 11 euro a persona, che è economico, ma non più così tanto economico.
Poi c'è, vabbè, l'indice McDonald's, costa 3,89€, come vedi non è così economico, magari un po' più economico che in Europa, ma non così economico. I costi della birra non sono così economici come in Thailandia, ad esempio, però sono comunque ancora economici, ma diciamo che si aggirano più o meno sulla media europea o di tanti paesi dell'est Europa. Sì, perché ripeto, qui tanti stranieri sono arrivati e quindi la richiesta di queste cose è cresciuta notevolmente. L'acqua costa 1,32€, diciamo che fare la spesa non costa tanto, a meno che non vai a cercare cose un po' particolari. Diciamo che 1,5 litri di bottiglia d'acqua presa al supermercato ti costa 46 centesimi. La verdura non costa molto, il formaggio nemmeno, eccetera, eccetera. Ti lascio stare le bottiglie di vino perché sono tutte importate, quindi costano un sacco di soldi. Un ticket per quanto riguarda un trasporto locale costa sui 21 centesimi, non ci sono abbonamenti mensili, stiamo parlando di un'isola, quindi non ci sono grandi trasporti locali, solitamente si affittano motorini. Comunque i taxi ad esempio sono molto molto economici, c'è Grab, ci sono queste app stile Uber che ti permettono di viaggiare anche con diciamo delle tariffe veramente economiche, partono da 37 centesimi di euro e un chilometro a tariffa normale sta sugli 80 centesimi, quindi capisci che è molto molto economica. Anche la benzina, 81 centesimi al litro, è decisamente economica. Quanto vanno a costare? Andiamo a vedere prima gli affitti e poi andiamo a vedere i costi per magari le bollette. Qui è anche per chi vuole andare in vacanza, perché poi magari uno vuole andare in vacanza 2 settimane a Bali e quindi affitta magari un appartamento, una villa, eccetera. In questo caso un appartamento da una stanza, quindi un piccolo appartamento in city center, qui di grandi città non ce ne sono, quindi in un centro importante, adesso magari vedremo, faremo un esempio con uno dei centri più importanti, ti costa mediamente 468 euro al mese. Una camera fuori dal centro ti va a costare anche meno, 250 euro ci sta alla grande al mese. Se prendi una villa, un appartamento importante in un centro, è chiaro che ti comincia a crescere perché vai a 1264 euro. Se stai fuori dal centro, quindi in zone un pochino più campagnole, un pochino più in campagna, vai sui 780 euro al mese. Le bollette sono decisamente economiche. Le bollette di base, compreso di tutto, per un appartamento di 85 metri quadri sono circa 55 euro al mese. Come si dice, internet qui costa, non costa proprio poco, perché hanno cresciuto anche le tariffe, perché è molto richiesta appunto per il nomadismo digitale che c'è. Vai sui 25-26 euro al mese per una connessione molto molto buona. Poi vabbè, ci sono i costi delle palestre, ci sono voci che vanno a dare una mano, a dare un'idea soprattutto a chi si vuole fermare più tempo. Ma quello che andremo a vedere fra poco è come ad esempio in una città importante come Ubud, che è una delle zone più centrali di Bali, cioè più richieste di Bali. Sostanzialmente le zone più richieste di Bali al momento sono appunto Ubud, che è la zona dove lo yoga, la meditazione, siamo sulle colline dell'isola di Bali, e poi c'è Canggu, che invece è sul mare, un paesino strano, nel senso che non è che si sviluppa per il mare, ma si sviluppa all'interno. Comunque è stato preso d'assalto anni fa da backpacker e poi da nomadi digitali, e quindi è diventata una meta molto importante, lì fioccano tanti co-working, eccetera, eccetera. Forse se dobbiamo fare la zona più cara in assoluto è proprio quella, la zona di Canggu, è proprio quella più europea, più australiana, più nordamericana, anche come locali, tramonto, prezzi dei cocktail e così via. Noi vedremo Ubud, che comunque è molto turistica e quindi anche molto molto richiesta, e soprattutto è vedremo come i prezzi cambieranno. Però prima di questo, prima di passare a vedere specificatamente Ubud, torniamo un attimo su di me, perché ti devo ricordare anche Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale che conta al suo interno ormai 800 iscritti nella parte completamente gratuita. Il link lo trovi qui sotto in descrizione. È una piattaforma al di fuori dei social classici, lì la utilizzeremo come
cassa di risonanza per alcuni contenuti esclusivi che non pubblicherò qui su YouTube, ma che pubblicheremo solo lì, sia io che Silvia, viaggio e crescita personale, e poi faremo anche dei video in cui ci troveremo e voi racconterete, voi che siete iscritti a Super Travel Club, racconterete i vostri viaggi e darete consigli agli altri. Ma l'obiettivo principale è quello nel 2023 di organizzare degli eventi, incontrarci, mangiare insieme, condividere viaggio, crescita personale, fare delle esperienze in loco, insomma tutto quello che sarà Super Travel Club evento, che cominceremo già nel 2023. Quindi intanto iscriviti alla parte completamente gratuita, la trovi qui sotto in descrizione il link, quindi non ti perdi assolutamente nulla. E ora invece torniamo su Numbeo, togliamo il banner di Super Travel Club, ti ricordo comunque di iscriverti, e andiamo a vedere per Ubud i costi della vita a Ubud. Anche qua andiamo a cambiare, mettiamo euro e vediamo subito che Ubud è più cara. Quella che abbiamo visto prima era una media di tutto Bali, di tutta l'isola di Bali, vediamo che a Ubud è tutto più caro, quindi quella media è stata alzata da posti appunto come Ubud, che sono appunto i più richiesti in assoluto dal turismo, ma anche da chi vuole vivere lì, perché ci sono soprattutto chi vuole fare corsi di meditazione, yoga, eccetera, diciamo che è il centro spirituale di questo tipo di attività. Come vedete, anche il pasto economico ti costa molto di più, quasi il doppio, molto di più rispetto ai 22 il pasto in un ristorante internazionale medio, qua siamo a 30, e poi le birre costano di più. Andiamo a vedere gli affitti, così sappiamo un attimo. Gli affitti, come vedi, sono un filo meno cari, però perché sostanzialmente Ubud è in collina, non è al mare, è molto richiesto ma è in collina, quindi chi vuole fare mare non va a Ubud, perché comunque ha poi una mezz'oretta, più o meno una mezz'oretta per raggiungere il mare. Insomma, andando in chiusura e ricapitolando, Bali ha una sua caratteristica, ovvero ha delle destinazioni, dei luoghi molto molto richiesti e alcuni luoghi invece che sono più agresti, più in mezzo alla natura. Torniamo pure sul mio viso, più in mezzo alla natura, e questo ci permette di risparmiare. Chiaro, dovremmo avere un trasporto nostro, magari affittare un motorino, sicuramente un appartamento in mezzo alle risaie ti costerà molto meno che un appartamento nel centro di Ubud o di Canggu, vicino al mare o vicino a un co-working se tu lavori lì. Dipende molto da quello che vuoi fare. Bali è ancora un'isola molto economica, purtroppo non è un'isola più tanto economica come era prima. Una volta dire andavo a Bali vuol dire essere in uno dei luoghi del sud-est asiatico più economici di tutto appunto questa zona di mondo. Era più economica della Thailandia, più economica del Laos, più economica del Vietnam. Ora come ora non è più la più economica assolutamente, sicuramente se la batte con la Thailandia, e sicuramente il Vietnam, il Laos sono decisamente più economici. Il Vietnam sicuro al 100%. Ti ricordo ancora una volta, andando in chiusura, che puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una donazione o iscrivendoti, abbonandoti a 0,99 centesimi al mese, una cantata per te, ma tanto per noi e per te, anche un piccolo investimento, e anche al canale Telegram Viaggio Vero le offerte che trovi qui sotto in descrizione. Se hai fatto 30, 31 e 32, beh, allora puoi fare anche 33 con un pollicione verso l'alto che aiuta a crescere il canale, mi fai tanto, tanto felice, e già per questo ti ringrazio. Se non sei ancora iscritta o iscritto al canale YouTube di Viaggio Vero, beh, puoi farlo con il pulsante iscriviti qui sotto e anche la faccina sorridente, vedi il logo, ci clicchi sopra e appare subito dopo una campanella, che è importantissimo che tu clicchi anche quella, perché in questo modo ricevi tutte le notifiche ai nuovi video che andrò a pubblicare. È veramente importante perché pubblico tanto e ci possono essere dei video che ti interessano, magari come questa serie dei costi della vita. Abbiamo già trattato diverse destinazioni e andremo avanti in questo modo. Ciao da Cristiano e buon viaggio, buona permanenza nel luogo in cui vuoi andare, e ciao da Cristiano di Viaggio Vero.